C'è sicuramente un motivo per cui il nome di Baruch Spinoza non è soltanto il nome e il cognome di un filosofo, per quanto importantissimo nella storia della filosofia moderna, ma c'è un motivo per il quale il nome Spinoza e dice una certa postura permanente del pensiero fino ai giorni nostri. Certamente Spinoza è uno dei più rilevanti esponenti, anche se non si tratta di una scuola ben definita, ma per comodità, diciamo, di esponenti della cosiddetta tendenza razionalista in filosofia. In genere, per una inveterata e pigra abitudine, la filosofia moderna si è soliti articolarla in razionalismo ed empirismo, intendendo per queste due tendenze, due modi diversi, contrapposti, no? È più comodo così, no? È meno comodo, però è più utile comprendere, lo vedremo, che se anche non è sbagliato usare queste due etichette, sono etichette, e che in realtà l'esperienza di pensiero dei due hanno molti più punti in comune delle pur apparenti, non apparenti, più visibili, evidenti differenze tra loro. Boh, Spinoza, da un certo punto di vista, è uno dei più significativi interpreti del razionalismo, intendendo per razionalismo un po' alla buona, no? Il tentativo di concepire attraverso le nostre facoltà razionali l'essenza della realtà, l'essenza delle cose. Cioè, è come dire che la nostra ragione possiede le chiavi per aprire le porte del mondo, per capire come stanno le cose. È sicuramente una tendenza che ha il suo riferimento principale in Cartesio, no? Ma che in qualche maniera arriverà fino a Hegel, e arriverà fino alle porte del Novecento, fino a Nietzsche. Nietzsche, ricorderete, muore il 1900 e in qualche maniera con la sua morte è come se inaugurasse un'altra epoca in filosofia. E la nostra ragione possiede le chiavi per comprendere l'essenza del mondo. Ma dicevo, Spinoza non è solo questo. È anche un nome che dice un certo modo permanente di intendere la filosofia. Non è un caso che, come ricordo nel primo paragrafo del capitolo dedicato a Nietzsche del mio manuale, anzi del manuale Esposito Porro, a pagina 169, dobbiamo ad un importantissimo filosofo del Novecento, Henri Bergson, una affermazione che potrebbe sembrare paradossale, ma che nella sua paradossalità ci aiuta a capire qual è il problema. Cioè dice che in qualche maniera ogni filosofo ha almeno due filosofie, la propria e quella di Spinoza. Cioè,
Non perché tutti i filosofi siano spinozisti, no, non è per questo, ma perché il nome Spinoza ci ricorda sinteticamente una tendenza, a volte una pretesa, che sempre la filosofia ha avuto, non soltanto nel razionalismo moderno, cioè quella di compiere l'esperienza umana, o potremmo anche dire così, di salvare l'umano. Cioè la filosofia come una via di conoscenza che realizza la propria umanità. Era, se volete, la grande pretesa delle scuole tardo-antiche, la filosofia come una tecnica di vita, una pratica di vita per raggiungere cosa? La cosa più importante per la vita di un uomo, di un essere umano. Qual è, secondo voi, la cosa più importante? La felicità. Quando dico salvezza, non intendo una salvezza innanzitutto di tipo teologico-dottrinale, no? Ma la salvezza è sinonimo di felicità, o se volete anche di realizzazione di sé, di compimento di sé. Abbiamo visto che, ne parlavamo qualche volta fa, che proprio con l'evento della rivelazione ebraico-cristiana, ma soprattutto appunto con il cristianesimo, in cui quella rivelazione viene presentata come universale, cattolica, per tutti gli uomini, pur nata da un certo popolo, non è più la filosofia la via per la salvezza, no? Ma è la religione, ma la religione nel senso della rivelazione, cioè qualche cosa che venga dal di fuori dell'uomo, dell'essere umano. Spinoza, che pure è figlio della religione rivelata, perché nasce fino a distaccarsene appunto a 24 anni, anzi ad essere scomunicato ufficialmente all'età di 24 anni, all'interno appunto della comunità sefardita di Amsterdam. Chi erano i sefarditi? Sefarad è il nome che in ebraico significa Spagna. E gli ebrei sefarditi erano gli ebrei che venivano dalla Spagna, anzi che erano stati cacciati dalla Spagna con l'accusa di essere dei marrani. Troverete queste notizie nel box L'Olanda di Spinoza 170-171. I marrani erano coloro che, pur avendo ufficialmente rinnegato la propria appartenenza religiosa iniziale o tradizionale, ebraica o islamica, erano sospettati di continuare al di sotto della formale conversione al cristianesimo, di continuare a esercitare le pratiche della loro religione originaria. Sono espulsi e vengono accolti in quella che all'epoca era la zona più libera, almeno in certi, per gran parte della vita di Spinoza, cioè i Paesi Bassi e soprattutto la città di Amsterdam. Quindi Spinoza viene proprio da una comunità molto ortodossa, di ebrei ortodossi,
la sua formazione è talmudica, studia il Talmud, cioè le interpretazioni tramandate, canoniche delle scritture. Eppure egli, a un certo punto, come vedremo tra breve, viene espulso, ma questa espulsione in qualche maniera dà voce anche a una sua decisione di farsi espellere, non solo dalla comunità, ma dal popolo ebraico. Questa è la terribile portata del kerem, cioè della scomunica, no? Essere sradicato totalmente dal popolo e non essere più riconosciuto di sangue ebraico. E voi sapete che l'ebraismo si propaga attraverso il sangue della madre, no? Il padre c'entra fino a un certo punto, no? Perché può anche non essere ebreo. L'importante è che sia ebrea la mamma, perché per via sanguigna, no? Quindi questo significa che il tuo sangue non è più il tuo sangue, no? Insisto su questo per dire l'appartenenza non culturale, no? Ma esistenziale, radicale al popolo ebraico, no? Al popolo che, diciamo, vediamo ancora oggi di cosa possa significare questo, di quale segno di contraddizione è, di come lo stesso popolo ebraico ogni volta ha da riconquistare questo, non è mica scontato. Cioè la missione da parte di Yahweh di testimoniare ai gentili, a tutti, ai pagani, no? A tutti i popoli che gli esseri umani sono in rapporto con l'altro, un altro radicale, talmente radicale che è Dio, ma Yahweh non si può dire Dio, perché non si può pronunciare il nome di Dio, sarebbe idolatrico, no? Ma è quell'altro che crepita nel roveto ardente, ricordate, di Mosè. Quando Mosè vede questo roveto ardente, e il roveto ardente gli parla, no? Dicendo, devi andare a liberare il mio popolo. E Mosè gli dice, chi devo dire che mi ha mandato? E il roveto risponde, gli devi dire, io sono colui che è. Io sono colui che è, mi ha mandato. E dall'interno di questa tradizione nasce però una controposizione, e cioè proprio l'appartenente radicale alla tradizione ebraica riprende invece l'idea puramente filosofica, che invece gli esseri umani possano salvarsi solo in virtù della potenza del loro intelletto. E questa perciò è quello che diceva Henri Bergson, la seconda filosofia che ogni filosofo ha, oltre la sua, no? Cioè l'idea, o almeno l'ipotesi, o almeno il tentativo che la filosofia possa risolvere l'enigma dell'essere umano. Cioè che la filosofia possa dare un senso compiuto alla sua finitezza, alla sua limitatezza, e possa, per così dire, e possa compiere attraverso la ragione tutti i misteri della realtà. Che la ragione possa chiarificare tutti i misteri della realtà.
A condizione però che l'intelletto umano, dico intelletto perché come vedremo tra un attimo per Spinoza, c'è una differenza tra intelletto e ragione. L'intelletto è la parte estrema, suprema, più acuta, più performante della ragione. Perché l'intelletto è la facoltà che intuisce immediatamente l'essenza delle cose. A patto, dunque, dicevo, che l'intelletto umano divenga totalmente trasparente espressione dell'intelletto che è Dio. E a parte che anche il corpo umano, come il corpo di tutte le cose che esistono, venga inteso come espressione di quella estensione che è Dio. A patto cioè di, lo dico in un'altra formula, risolvere, se la ragione umana ha la capacità di conoscere l'essenza delle cose, l'essenza necessaria delle cose, conoscere il perché le cose sono così come sono, e spiegarle, no? Con rigore geometrico, come Euclide ha spiegato la geometria partendo dai suoi postulati e dai suoi assiomi. E se in questo, cioè nella conoscenza delle cose nella loro ultima essenza, in questo consiste la felicità degli esseri umani, cioè solo la conoscenza che rende felici, ok? Vedremo come. Allora questo è possibile perché lo stesso soggetto della conoscenza, cioè la sostanza conoscente, cioè ciascuno di noi, okay, si autocomprende come appartenente integralmente alla natura del mondo. Anche noi, quando pensiamo, è Dio che pensa in noi. Ma chi è questo Dio? E perché lui continua a chiamarlo Dio se ha preso una distanza radicale dalla sua tradizione rivelata, cioè dall'ebraismo? E questo Dio non è più Yahweh. Cioè non è più il Dio che crea il mondo. E chi è questo Dio? È un Dio che non crea il mondo, ma è il mondo. Dio coincide col mondo. Dio coincide con la natura. Sive natura, ossia Dio, ossia, cioè sive natura, potremmo anche scriverlo così, l'equivalenza. Dio equivale a natura. E che cos'è natura? Natura non è semplicemente quello che vediamo fuori di noi, gli alberi, gli uccellini, il sole, la pioggia. La natura è
La necessità, questo nome dice la necessità di tutto ciò che c'è, a partire dagli esseri umani fino all'ultimo ente, al più infimo ente, no? Tutto avviene come natura, cioè secondo leggi necessarie. E il mondo è un ordine geometrico, infatti l'etica di Spinoza avrà, scritta in latino, avrà come sottotitolo etica more geometrico o anche ordine geometrico dimostrata, etica dimostrata secondo un mondo o un ordine geometrico. È un'etica come geometria. Geometria delle forze naturali in senso stretto, no? Cioè delle leggi della fisica, no? Ma anche una geometria delle passioni umane. Anche gli affetti umani, non soltanto i concetti umani, quindi anche quello che noi diremmo i nostri comportamenti, no? L'amore, l'odio, la gelosia, l'invidia, l'ambizione, la tristezza, no? Anche questi, che tutti sono ricollegabili all'affezione fondamentale che è il desiderio di essere, è chiamato anche il conatus, e conatus in latino significa tendenza a, e quindi la tendenza a perseverare nel proprio essere, no? Anche questo conatus, che negli esseri coscienti, negli esseri umani, perché il conatus, questa tendenza a perseverare nel proprio essere, c'era anche la pietra, c'era anche il cavallo, c'era anche la cicogna, non lo so, ma nell'essere umano, quando cioè è accompagnato dalla coscienza, questo fatto c'è il desiderio, da cui poi che si flette, che si articola in tutte le attenzioni, azioni e passioni, in cui siamo attivi o passivi, sia le forze esterne a noi, diciamo così, sia quelle forze che agiamo o patiamo noi stessi, cioè gli affetti, vanno descritti e compiuti in senso geometrico, cioè seguendo la loro natura necessaria. E se volete, ragazzi, una è la grande pretesa della filosofia. La grande pretesa della filosofia è appunto quella di poter ricondurre il mondo intero alle proprie categorie. Ok? E questa necessità è talmente rigorosa che appunto essa ha il nome di Dio, non più un Dio trascendente, dunque ricordatelo bene, non è più un Dio altro dal mondo che crea il mondo, ma un Dio che si identifica con il mondo. E normalmente si dice, ma è un po' scorretto dirlo,
che la posizione di Spinoza sarebbe panteista, il panteismo. È meglio dire che Dio coincide con il mondo. Perché? Perché nel panteismo significherebbe che Dio è come una forza, un'energia o un logos che è immanente a tutte le cose, no? Ma dicendo panteismo, in qualche maniera distingue ancora, no? Un contenente, il mondo, e un contenuto, Dio. Mentre qui c'è una assoluta identificazione, capito? Cioè non è che la natura è divina, attenzione, questa è la differenza rispetto ad un Giordano Bruno o a un pensiero rinascimentale un po' animistico, no? In cui il mondo esprime la potenza divina. Il mondo è Dio, in quanto Dio coincide senza nessun residuo di trascendenza, coincide con la natura. E, meglio ancora, coincide con l'ordine necessario della natura. E cosa vuol dire ordine necessario? Lo invento io? No. L'ordine necessario è l'ordine geometrizzabile, ok? Cioè l'ordine che si può illustrare partendo da, come troverete scritto nel piccolo box di pagina 177, l'ordine geometrico dell'etica, ma è tutta la paragrafo 5.2 di 177, il metodo geometrico della dimostrazione, in cui come negli elementi di Euclide si parte da assiomi e definizioni, assiomi e postulati, e di qui si ricava tutte le leggi necessarie dell'ordine dell'uomo. E quindi la ragione umana è soprattutto intesa nella sua esplicitazione come intelletto, che è il top della ragione, ok? Dovremmo sapere. La ragione umana diventa coestensiva con l'ordine geometrico delle cose. Ma perché questo è affascinante per un filosofo? Vi confesserò che, da un certo punto di vista, dottrinalmente parlando, ma questo non si porta all'esame, c'è una parentesi quadra, no? Per dire cosa ho scoperto. Perché dottrinalmente parlando, Spinoza non è esattamente un autore che io sottoscriverei come comprensione del mondo, ma ne avrebbe tutto il fascino. Perché? Perché da sempre, tant'è vero che, diciamo, per alcuni Spinoza, lo spinosismo è la grande alternativa rispetto a quell'altra tradizione, anch'essa molto variegata, che invece prende sul serio la questione della liberazione, no? O dell'altro, dell'alterità rispetto al mondo, no? Perché? Perché questo dà voce, amplificandola in maniera
in maniera colossale, ma a volte anche abnorme, una tendenza che la filosofia da quando è nata, da quando tutto è acqua, tutto è aria, vi ricordate? La Massimeia, la Simandro, no? Poi tutti i preplatonici, tutto è. La filosofia ha sempre questa pretesa di cogliere tutto. Tutto. Perché? Perché siamo squilibrati, perché crediamo di essere come Napoleone, ma no, perché è la natura della ragione, lo dirà anche Kant. Così si apre la critica della ragione. La natura della ragione è volere tutto. E questo è stupefacente. La natura degli esseri umani, che per dirla, come l'avevo detto nella scorsa lezione con Pascal, sono dei bruscolini. Cioè, un essere umano, che cos'è? No? Come diceva la saggezza di uno dei testi filosofici più belli mai scritti al mondo, che sono i salmi ebraici, no? Il salmista dice che la nostra vita 60-70 sono gli anni, passano presto e noi ci dileguiamo. Beh, la stessa cosa che diceva il pastore errante di Leopardi alla luna. Dove va il nostro andare, no? No? Il pastore corre fino all'abisso orrido, immenso, in cui precipitando il tutto oblia, si dimentica, ma è il tutto quello che ci interessa. E quindi noi essere così, così imbarazzati, dai, siamo imbarazzati, no? Ci dibattiamo, cioè letterature meravigliose, da Sacco a Cormac McCarthy, no? Avete letto Cormac McCarthy? Volete lavorare in filosofia, non è possibile. Almeno leggete i due ultimi, il dittico meraviglioso che ha pubblicato pochi anni fa, prima di morire, Il passeggero e Stella Maris. E tra breve uscirà tra l'altro un mio articolo in cui faccio su un giornale, chi va sulla pagina Facebook lo potrà vedere, proprio di commento Maccarti. Chiuso, da Sacco Maccarti. Cormac McCarthy, che cosa è l'essere umano? Da Sappho alla lamentazione del salmista, no? Da Pascal a Shakespeare, no? È uno che vuole tutto, ma può molto poco, perché nasce e vuole, no? Però vuole tutto. Tende a pensare tutto, tende a conoscere tutto. Ma la filosofia ha sempre avuto questa pretesa, no? Per alcuni è una pretesa legittima, anzi doverosa, diciamo, per gli stilisti o per i filosofi antichi, secondo cui bisogna in qualche maniera allenare le tue capacità per cogliere, no? Però c'è questo, ragazzi, che anche un Aristotele o un Platone, anche un Epicuro, anche un Seneca, per cui la filosofia può portare alla salvezza, hanno sempre un senso, insieme al volere il tutto, hanno sempre un senso profondissimo delle nostre incapacità, della nostra finitezza, è una ferita che ci portiamo dentro, capite? Tant'è vero che pensiamo alle scuole storiche di Curei, no? Fino a Seneca, nell'attività, no? Cioè bisogna rinunciare a qualcosa, no?
Per arrivare all'essenza bisogna moderare i desideri, per esempio. E infatti lo dirà la lettera Spinoza, lo dirà anche Schopenhauer, no? Bisogna moderare i desideri, perché se tu desideri troppo, scopri, no? Allora, moderare, rinunciare, imparare la tecnica della rinuncia per essere saggi. Cioè, per fermarsi a quello che, per attestarsi, per raggiungere ciò che vale veramente. È una scettica, a questo punto, la filosofia. Però già questo sta a dire che la nostra capacità e la nostra pretesa di afferrare tutto, di cogliere tutto, di conoscere tutto, di godere tutto, deve scontare il prezzo della nostra penitenza in ogni caso. Ok? E quindi da sempre la filosofia ha voluto essere, per così dire, lo specchio del mondo. La ragione ha voluto essere la luce del mondo, quello che ci permette di addentrarci negli enigmi dell'esistenza e della natura politica. E per questo Spinoza diventa un estremista della ragione, diciamo così, no? E per questo è così interessante. Anche per coloro che dottrinalmente vi sono avversari. Ok? Perché è come, diventa sempre un punto di riferimento estremo, no? Tirato alle estreme conseguenze, dove si possono applicare. E ragazzi, Spinoza, per esempio, già ne abbiamo parlato, sta dietro a molte delle neuroscienze contemporanee, no? C'è questa concezione olistica della natura, in cui la natura è un tutto di cui la ragione, che è anch'essa è natura, no? Deve decifrare dei limiti. Quindi razionalismo da una parte e naturalismo dall'altra. E la pretesa della ragione di cogliere l'essenza di tutte le cose, della realtà. Ma nella tradizione scolastica chi è che può cogliere conoscitivamente tutta la realtà? Solo Dio. E da un certo punto di vista Spinoza accetta questo, soltanto che Dio è la natura stessa. E la nostra ragione è l'emergenza di Dio come conoscenza di se stesso, no? Ma anche se stesso non si può più dire per Dio, perché Dio non è più una persona, non è persona, è un ordine, è pura necessità. E per questo, ragazzi, vale la pena studiarlo bene Spinoza, no? Anche qualora voi non foste d'accordo con Spinoza, perché in qualche maniera Spinoza ci fa capire che, volenti o nolenti, tutti noi siamo sempre un po' spinozisti. Cioè la ragione filosofica ha sempre questa tentazione. Ok? Che poi dobbiamo, è come una spinta, capito? È come un istinto filosofico lo spinozismo, una cosa che a un certo punto ti trovi a seguire senza averlo scelto come un'opzione ideale o ideologica, no? Oggi è vero, abbiamo anche lo spinozismo dei Noantri, si direbbe a Roma, lo spinozismo dei festival di filosofia, lo spinozismo
domestico, no? Cioè di coloro secondo cui ammettere che ci sia un fine nella realtà, no? O che ci sia altro da noi con cui fare i conti, è proprio così. La ragione sta, si chiama nichilismo, ne parleremo domani, lo ricordo, per chi vorrà, il libro curato da me, vedere la terza alle 18:30. Si chiama nichilismo, la stanchezza, la pigrizia è la stanchezza della ragione, no? E allora lo spinosismo, però, appunto, domestico, no? Lo spinosismo bio, diciamo così, o new age, dove dice, ma sì, ma noi siamo quello che siamo, è anche una formula che torna in molte pubblicità, che siamo scarpe o macchine, no? Siamo quello che siamo, cioè, ultimamente, non abbiamo un fine. La finalità, le cause finali erano il nemico dichiarato di Spinoza, Cartesio. Però Cartesio non metteva le cause finali all'interno però di una narrazione, se volete, di convenienza, o non di convenienza, anche di convinzione del mondo creato da Dio. Spinoza, appunto, parte quarta, cioè radicalizza, noi siamo quello che siamo, non per un qualche fine. E quindi la realtà è accettata per la sua necessità. Ok? Perché in fondo la realtà, nessuno direbbe, nessuno di quelli che fanno la pubblicità allo yogurt bio direbbero, bisogna avere il bio, mangiare il bio, perché Dio è la natura, no, naturalmente, appunto, è addomesticato, ma il concetto è quello, non lo chiamano Dio, perché la natura è tutto, è il tutto, e quindi la nostra mente possiede la capacità, perché la nostra mente stessa è natura, ok? E quindi non c'è più differenza tra res extensa, res cogitans. C'è una sola sostanza, con due attributi, estensione e pensiero, no? Ma la stoffa dei corpi è la stoffa delle menti, e in ogni caso Dio, non il vecchio con la barba, non il creatore, ma Dio come ordine necessario, ok? E la ragione umana però ha una straordinaria importanza, perché da una parte la ragione umana, cioè gli esseri umani, fanno parte del grande sistema, ok? Come il cavallo, come il sole, come il filo d'erba, come il microfono. E beh, è inutile dire che anche l'intelligenza artificiale, soprattutto l'intelligenza artificiale, filosoficamente parlando, oggi, è un problema spinosista, no? Perché significa cogliere l'ordine algoritmico di tutto ciò che è o può essere, indefinitamente, Dio, no? È il grande calcolatore, Big Data, no? Allora, la ragione umana ha una strana preeminenza. Bene, da una parte la ragione umana fa parte del meccanismo, dell'ordine, ma dall'altra parte è il punto in cui tutto il meccanismo si svela. Capite? Cioè la ragione umana a un certo punto, al massimo della sua potenza, ricordate questa parola, ragazzi, e la trovate, potenza, la trovate a pagina 181 del manuale, nel box rotondo, appunto intitolato
la potenza. Al massimo della sua potenza, la ragione umana coglie i nessi intrinseci della realtà interna. Ok? E quindi c'è pure un rispecchiamento dell'ordine razionale con l'ordine reale. Ok? Ma ancora di più, il vero ordine reale è l'ordine razionale. E tuttavia, questo può accadere, dice Spinoza, soltanto per chi accetti l'ascesi gravosissima, difficilissima di essere filosofo. E questi sono una spantissima minoranza. Pochissimi riescono a vedere la realtà, come lui dice, sub specie eterna. Tutti gli altri, cioè noi, sotto la specie dell'eterna, si basano ancora sui desideri, sull'immaginazione, sui sensi, no? E quindi è una conoscenza sporca, è una conoscenza inadeguata, ok? Ma chi lo è veramente filosofo, tant'è vero che come leggerete, a pagina 176, da subito si formarono dei piccoli circoli, come dei club di spinozisti. Spinoza non era un professore universitario, neanche lui. Anzi, a un certo punto, come leggerete, fu invitato. Lui comincia giovanissimo, muore a 45 anni, ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando? Scrive la prima opera a 26 anni, cioè è un altro pianeta, no? È anche un altro tempo. Adesso siamo tutti molto più informati, molto più performanti, ma anche molto più ritardati, no? Anzi, quanto più siamo informati, no? Quante più tutorial abbiamo, tanto più tardi arriviamo con le nostre forze, no? Perché abbiamo sempre di più bisogno di uno che faccia il lavoro e noi cogliamo semplicemente l'applicazione finale, no? Ma da subito lui fu chiamato a un certo punto ad insegnare alla università tedesca di Heidelberg, ma rifiutò per timore di perdere la sua autonomia. E solamente alcune opere, pochissime, sono state scritte con il suo nome, altre sono state pubblicate anonime, l'Etica addirittura postuma, perché lui aveva il timore di incorrere nelle censure, soprattutto nelle censure teologiche dei calvinisti olandesi, no? E a un certo punto i De Witt, come leggerete sempre nel box, furono uccisi entrambi e ritornarono gli Orange, e gli Orange frenarono ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, la libertà, la tolleranza, e appunto riportarono la polizia morale, no? La polizia secondo cui chi fa peccato deve essere punito dalla legge dello Stato, no? Cioè è una cosa obbrobriosa che purtroppo oggi continua ad esserci in Iran o in Afghanistan, no? E lui dice, però è la stessa cosa. Bene, e si formano questi piccoli circoli, questi club quasi di iniziati, nel senso che di coloro che sono disponibili a seguire la via di quello che da subito chiamarono il divino Spinoza. E anche questo dice che Spinoza diventa quasi un totem, diventa quasi un archetipo, il divino Spinoza. Perché il divino? Non nel senso di sciamano, non nel senso di medium, ma nel senso che ha svelato l'ordine divino del mondo, l'ordine necessario del mondo, non l'ordine magico del mondo.
o l'ordine creaturale del mondo, ma la sua pura necessità. E quindi il filosofo soltanto si può salvare. Cioè, il filosofo soltanto può essere felice. E come dirà alla fine dell'Etica, l'ultima parola dell'Etica, cominciamo dalla fine, no? Nell'ultima dice, quindi siamo nello scoglio della quinta finale della quinta parte della proposizione 42esima, dice: se ora, no, diciamo così, leggiamolo tutto questo. Con ciò ho finito, dice, quello che mi ero proposto di dimostrare. Lo vedremo, adesso non è questo, mi interessa la sua posizione finale, no? Da ciò risulta chiaro quanto grande sia la potenza del sapiente, il sapiente è il filosofo, e quanto egli sia superiore all'ignorante. L'ignorante, per questi autori, è la feccia dell'umanità, cioè sono quelli che non esercitano la ragione, e molto più vicini all'animalità che all'umanità. E questo, già questo è interessantissimo, no? Perché è esattamente è il contromodello rispetto alla rivelazione ebraico-cristiana, no? Per la rivelazione ebraica si salva chi del popolo è fedele all'alleanza. Naturalmente poi ci sono i dottori della legge, ci sono i farisei, no? Ma non è perché uno è fariseo che si salva, ma perché appartiene al popolo con cui c'è l'alleanza. Con il cristianesimo questo è centuplicato al massimo, no? Perché quando Cristo dice per i sapienti, per chi si crede di poter salvarsi da sé, non c'è salvezza, c'è salvezza per i poveri, per i bambini, per i semplici, per i puri di cuore, no? Il che non vuol dire ti salvi se sei ignorante, evidentemente no, no? Perché il puro di cuore può essere anche un professore universitario, no? È molto raro, perché il narcisismo dei professori universitari è, diciamo, è come lo spinozismo per la filosofia, no? Ma può essere anche quello, cioè non è il non sapere che ti salva, ma è il contrario, che non basta il sapere per salvarti, no? Capite la differenza? Quanto egli sia superiore all'ignorante, che è condotto dal solo appetito sensibile. L'ignorante, infatti, oltre ad essere sballottato qua e là, in molti modi dalle cause esterne, perché i casi della vita, no? Gli imprevisti della vita ti uccidono, cioè prima o poi ti fanno perdere il controllo e sei sballottato, ok? E senza conquistare mai una vera soddisfazione dell'animo, vive l'ignorante, vive quasi inconsapevole di sé e di Dio. Et Dei et Rerum sui, et Dei et Rerum quasi
inscius, cioè non sa nulla di sé, di Dio e delle cose. E appena cessa di patire, cessa pure di essere, cioè è condannato definitivamente alla sua finitezza. Invece il sapiente, ultime righe dell'etica, in quanto è considerato come tale, difficilmente è turbato nel suo animo. Non la sentite la all'indietro è Epicuro, no? O Seneca. Bisogna essere sereni nell'animo, bisogna raggiungere l'equilibrio all'indietro. E all'avanti cosa sentite? Non lo sentite Zarathustra? Lo Zarathustra di Nietzsche? Il sapiente invece, in quanto è considerato come tale, difficilmente è turbato nel suo animo, ma essendo consapevole di sé e di Dio e delle cose, quindi prima era sui et dei et rerum quasi inscius, adesso dice sui et dei et rerum eterna quadam necessitate conscius, conscio, consapevole. Inconsapevole prima e poi consapevole. Non cessa il sapiente mai di essere. Uno dice, ma come? Viva Dio! Anche il sapiente tira le cuoia, a un certo punto ci abbandona. Ma si dissolve il suo corpo, ma l'ordine che lui ha intuito permane eternamente. Non permane più lui, ma vabbè, ma permane l'ordine, cioè permane quello che la sua ragione ha fissato. Li leggiamo. Il sapiente invece, in quanto è considerato come tale, difficilmente è turbato nel suo animo, cioè non ha più paura della morte, questo è il problema, non ha più paura di morire, questa è la grande libertà. Beh, ragazzi, e questo è anche, ciascuno di noi lo potrebbe dire, no? La cosa che più ci aggrava è la paura di morire, tant'è vero che non ci pensiamo, no? Però al fondo, se dovessimo pensarci, è l'ostacolo maggiore per la vita. Difficilmente turbato nel suo animo, ma essendo consapevole di sé e di Dio e delle cose, per una certa eterna necessità, non cessa mai di essere, ma possiede sempre la vera soddisfazione dell'animo. Vedere, questo è solamente il trailer, no? Adesso poi vedremo come ci si arriva. Se ora la via che ho mostrato condurre a questa meta, in questo consiste la sua filosofia, mostrare la via, anche qui metodo, no? Mostrare la via per arrivare a questa autorealizzazione del sapiente, del filosofo. Se ora la via che ho mostrato condurre a questa meta sembra difficilissima, il latino è molto bello, per ardua videato, per ardua, il per è che intensifica, arduo al massimo grado, la cosa più difficile del mondo, perché vuol dire trovare la strada per essere eterni. E tuttavia essa può essere trovata, è per ardua, è difficilissima, ma possiamo trovarla. E senza dubbio, attenti qui, deve essere difficile ciò che si trova così raramente. Quindi lui non solo dice
Vi avverto però che se volete seguirmi, so dolori, cioè c'è bisogno di un'ascesi per distaccarsi da... Che poi, come vedremo, lo anticipo però, distaccarsi da non vuol dire non fare più le cose del corpo e fare le cose dello spirito, è una sciocchezza. Anche perché se noi siamo natura, come facciamo a distaccarci dalla natura? Siamo natura. No, si tratta di capire la legge interna della natura. Per esempio, si tratta di capire che quando tu sei colpito da qualcuno che ha più potenza di te, non necessariamente uno che viene e ti pugnala, ma anche la ragazza o il ragazzo di cui ti sei innamorato, che ti dice: no, guarda, di te non ne voglio sapere. Ha più potenza su di te, no? Ti mette sotto scacco, no? Che questo è ti ingenera frustrazione, invidia, gelosia, quello che volete, no? Tristezza, e tu sei lì che muori perché sei passivamente, non hai più la possibilità di essere attivo, no? Cioè di ingenerare in quella persona l'amore per te, per esempio, un esempio, no? E allora come se ne esce? Non distaccandosi dalla persona amata che si ama, ma capendo che è tutta una grande omeostasi, cioè che ad ogni azione corrisponde una reazione. Sì, d'accordo, questo mi fa soffrire, no? Però è necessario. E l'ordine della necessità risolve anche il dispiacere dell'affezione, no? Uno dice: eh sì, vabbè, ma permane. E lui: e te l'ho detto che era per ardua la via, no? Cioè la via è di preferire la necessità alla libertà, preferire la necessità al caso, e quando c'è il caso scioglierlo nel... cos'è l'omeostasi? Cioè quando la vera necessità, quando anche delle cose che sono contrastanti anche violentemente tra di loro, tu le spieghi con causa ed effetto, ok? E quindi il mondo diventa un reticolo meccanico, ogni cosa è effetto di una causa e causa di un effetto. È la rete, ragazzi, è il web. E questo che potrebbe sembrare una grande spiegazione su tutto è anche una rete anche che ti irretisce, perché tutto è capire che ci sono questi nessi. Ripetiamo: se ora la via che ho mostrato condurre a questa meta sembra difficilissima, tuttavia essa può essere trovata. E senza dubbio deve essere difficile ciò che si trova così raramente. Quindi è giusto che sia difficile, perché altrimenti potrebbero arrivarci tutti, no? Ma se ci arrivassero tutti non sarebbe più la necessità divina, sarebbe l'istinto o la reazione sensibile. Come mai, infatti, potrebbe accadere se la salvezza, vedete, proprio lui così, salus, se la salvezza fosse a portata di mano e si potesse trovare senza grande fatica, come potrebbe accadere che essa fosse trascurata quasi da tutti? Anche questo è tipicamente razionalista, ragazzi, no? Tu dici: rispetto a questa mia proposta, la stragrandissima maggioranza della gente dice: ma tu sei matto, cioè sei un filosofo, no? E lui dice: sì, lo so, è molto difficile. E poi ribalta, dice: ma deve essere così, perché se tutti quanti voi mi deste il vostro assenso, no?
vuol dire che non sarebbe più la mia via, no? Perché tutti voi, evidentemente, essendo volgo, giudicate le cose partendo dalla sensibilità, dall'immaginazione, dal bene e dal male, dal piacere e al dispiacere, ma questo appunto è ancora uno sbilanciamento di forze. Ma tutte le cose sublimi sono tanto difficili quanto rare. E questo ha reso Spinoza anche un po' l'emblema di pur essendo lui uno estremamente razionalista, dimostrativista, no? L'emblema anche di una certa zona oscura del pensiero, quello esoterico, quello un po' massonico, no? È un riferimento assoluto, no? Del pensiero occulto, no? In cui di contro al sapere, al buon senso sguaiato del volgo, che si ferma agli istinti delle viscere o della pancia, no? E bisogna invece arrivare alle vere cause delle cose, che sono sempre cause meccaniche, ok? E quando si scoprono queste cause, è come se si scopre la sapienza nascosta nel mondo, la vera sapienza. Questo per me è Spinoza. Adesso vediamo quello che dovreste imparare di Spinoza. Però Spinoza è una persona tale per cui gli devi dare una prospettiva prima. Devi capire che Spinoza è una prospettiva, per poi capire i passaggi tecnici che fa. Perché anche tutti i passaggi tecnici che fa, li fa per la prospettiva. Dunque, come leggerete, è appena il caso di dire che per molti filosofi sapere la... Beh, naturalmente, ragazzi, non superate l'esame se dite che, per esempio, Kant è vissuto nel 500, no? Almeno dovete sapere che è vissuto in quale epoca? L'illuminismo, cioè, di quale secolo? Nel XVIII secolo, quindi almeno questo, che è dove viveva, quali erano... Questo è importantissimo, ragazzi, ricordato anche per l'esame, no? Ma non nel senso di tante cose da sapere, ma da sapere il profilo, no? Cioè il contorno delle cose, no? Quali erano le, per esempio, le più importanti tendenze della filosofia. Abbiamo visto, non si può capire Cartesio senza capire i gesuiti di La Flèche, la filosofia scolastica, no? Non si può capire Spinoza senza capire la filosofia scolastica e il Talmud, cioè che era all'interno della tradizione ebraica, no? Non si può capire Kant senza capire che c'era il razionalismo di Wolff e di Baumgarten. Bene. E quindi un po' della vita e del contesto bisogna saperlo. Ma per Spinoza è necessario. È necessario, per esempio, lo racconto a pagina 170-171, che egli sin da giovanissimo si accompagna con delle figure, ha colpito le figure di ebrei eterodossi, cioè di ebrei non, diciamo, dottrinalmente coerenti con le scuole talmudiche, sebbene le scuole talmudiche di per sé sono un'infinita e continua discussione, un conflitto ricchissimo di diverse interpretazioni, ma sempre all'interno di alcuni codici particolari. Tanto che appunto trovate almeno due nomi che è importante voi ricordiate nella prima colonnina di pagina 171,
Uriel da Costa e Juan de Prado. Non mi interessa semplicemente che voi vi ricordiate questi nomi senza capire a cosa corrispondono, no? Perché sono due nomi che dicono che nella sua stessa formazione c'è sempre un movimento della scuola talmudica e un contromovimento critico all'interno, no? Per esempio Uriel da Costa era uno che si era convertito dall'ebraismo al cattolicesimo e poi era ritornato nell'ebraismo, no? Oppure Juan de Prado, che era vicino al cosiddetto deismo. Il deismo, vedete, primo rigo di 171, è importantissimo sapere che cos'è, e vi dico anche la pagina dove un po' più avanti se ne parlerà, ma credo che sia abbastanza semplice. Cioè, per il deismo, quella de di dado, come diceva la maestra elementare, non il teismo, quella T di tavolo, il deismo è quella concezione del divino in cui Dio è, per così dire, una funzione ordinatrice interna alla natura. Non è tanto il Dio creatore. Quindi è una versione anticristiana, no? O parallela al cristianesimo della divinità. È molto, molto praticata soprattutto nella massoneria, no? Dio è, dicono, il grande architetto. Ok? Cioè Dio è l'ordine geometrico delle cose. Non è una persona che crea il mondo e crea con un atto di volontà libera, ma è la stessa necessità. E addirittura egli stesso a un certo punto quasi scampa all'attentato di un fanatico che lo vuole uccidere, Spinoza, fino a quando, appunto, siamo all'inizio della seconda colonna di 171, il 27 luglio 1656, a 24 anni, più o meno la vostra età, e viene colpito dalla scomunica. La scomunica, come dicevo prima, significava essere espulso dal popolo. Ma per un ebreo il popolo significa anche la famiglia, la sinagoga, ma anche i commerci. Infatti gli Espinosa, secondo il loro nome spagnolo, scusate, erano commercianti di frutta secca, e infatti non a caso c'erano da andare ad Amsterdam, perché ad Amsterdam era molto fiorente la compagnia delle Indie occidentali, cioè la compagnia di commercio che commerciava spezie e frutta secca. Questo significava quindi per lui anche non avere più rapporti con la sua famiglia, con la sua azienda, no? E infatti sceglie di diventare molitore di lenti. E anche questo è anche un po'... fa parte del mito. Cosa fa un molitore di lenti? Come quando andate a farvi gli occhiali, no? No? Molare le menti vuol dire graduarle, no? Infatti vi andate a fare la visita dall'oculista o anche dall'ottico, no? Che vi misura le diottrie, la miopia, e poi vi fa fare le lenti. Quindi anche questo è un po', diciamo così, simbolico, volendo, no? Quando uno diventa mito, poi tutte le cose diventano mitologiche, no? Magari era un caso, l'ha trovato così, però è come l'idea di chiarificare la visione dell'intellettuale, no? E il resto della vita la leggerete voi. Ma quindi il Kerem è alla lettera una maledizione,
che tu sia maledetto per i secoli dei secoli. Cioè non ci andavano molto alla leggera, eh? Cioè non sei più dei nostri, ciao, per l'eternità. Vittima, beh, non del, sì, vittima, però molto consapevole, molto come uno che induce, no, ad arrivare a quel punto. Ma solo 2 anni dopo, ragazzi, a 26 anni, lui pubblica un libro da cui noi partiamo, cioè il trattato 1658, il trattato sulla mendazione dell'intelletto. E altra importante pubblicazione, nel 1663, trovate tutte queste informazioni nel penultimo capoverso della seconda colonna di pagina 171, un'opera intitolata I principi di filosofia di Descartes. Cominciamo a dire qualche cosa in questi 10 minuti che mancano su il trattato sull'emendazione dell'intelletto. Già ne avevamo parlato, ricordate, quando si era detto della intenzione metodologica di Francis Bacon di fare una critica agli idoli, ricordate i 4 famosi idoli, no? Da cui la mente si deve liberare per poter esercitare compiutamente la ricerca scientifica. Abbiamo parlato anche della via metodica di Cartesio, no? Qui il metodo è chiamato un metodo di emendazione. Emendazione vuol dire di correzione, di riaddrizzare qualche cosa, no? O quando in filologia, per esempio, un testo emendato significa un testo che aveva una lacuna, che o una lezione scorretta grammaticalmente o sintatticamente, che viene, diciamo, appunto corretto. Però potremmo dire un metodo di purificazione. Quindi bisogna purificarsi per poter accedere a cosa? Al vero bene dell'uomo. Il vero bene dell'uomo è, lo dico in sintesi, una conoscenza che porti alla felicità. Leggiamo insieme. 172, prima colonna, alla fine. Dopo che l'esperienza mi ebbe insegnato che tutte le cose che frequentemente si incontrano nella vita comune sono vane e futili, e quando vidi che tutti i beni che temevo di perdere e tutti i mali che temevo di ricevere non avevano in sé nulla, né di bene né di male, se non in quanto l'animo ne era turbato, decisi infine di ricercare se si desse qualcosa che fosse un bene vero e condivisibile, e dal quale soltanto, respinti tutti gli altri, l'animo fosse affetto, anzi, se esistesse qualcosa grazie al quale, una volta scoperto e acquisito, godessi in eterno una gioia continua e suprema.
Cosa insegna l'esperienza, dunque? Che ciò che frequentemente noi viviamo è qualcosa che passa, che è una misura breve, che ci soddisfa, che noi ricerchiamo perché ci soddisfa, perché cerchiamo la soddisfazione, ma la soddisfazione che cerchiamo è soprattutto una soddisfazione di tipo sensibile. E quindi ci immaginiamo di poter giungere alla vera soddisfazione, come si chiama la vera soddisfazione, la felicità, seguendo questi beni. Ma questi beni ci piantano in asso. E soprattutto, dice un'altra cosa che è un'altra, che è una classica domanda da esame, ma è un'altra filo conduttore di tutta la filosofia spinoziana, quello che dice alla fine proprio della prima colonna, e cioè abbiamo in noi l'idea che le cose possano essere buone o cattive. E perché pensiamo che le cose in sé siano un bene o un male. Invece non esiste né il bene né il male. Il bene e il male derivano soltanto dal turbamento del nostro animo. E questo lo si capisce, più avanti lo si capirà nell'etica molto di più. Perché le cose non sono mai né buone né cattive? Perché sono quello che sono, pura natura, secondo le sue leggi necessarie. Quindi una cosa in sé non è buona o cattiva. È buona se ci arreca una soddisfazione, un piacere, no? È cattiva se ci arreca un dispiacere, che nella versione dell'etica cosa sarà un piacere? Un aumento della potenza vitale. Non è già Nietzsche? Certo. Un aumento della potenza vitale. È il danno, che cos'è? È una diminuzione della potenza vitale, ok? Quindi uno squilibrio di forze. E quindi le cose sono vane e futili. Perché? Perché finiscono. Perché mi portano una soddisfazione temporanea, parziale. Secondo, le cose non sono in sé né buone né cattive. E quindi queste due scoperte mi fanno pensare che quello che devo cercare è un altro tipo di bene, non futile o vano, ma un bene vero. E qual è il test, la prova che è un bene vero? Come dice alla fine della citazione, è un bene che si può godere in eterno con una gioia continua e suprema. Quindi non le ricchezze, non i successi, non il piacere dei sensi, no? Sembra di leggere Montaigne, ma sembra di assistere anche ad una predica cristiana, no? Ad un'omelia cristiana, o ad una pagina di Seneca, no? Cioè della saggezza della vita, no? Ancora leggiamo, poi ce ne andiamo alle ultime due righe di pagina 172.
Questo è dunque il fine al quale tendo: acquisire tale natura e sforzarmi affinché molti l'acquisiscano con me. Ciò significa che è costitutivo della mia felicità anche adoperarmi a che molti altri intendano la stessa cosa che intendo io, affinché il loro intelletto e i loro desideri convengano pienamente con il mio intelletto e i miei desideri. Qual è questa natura che bisogna raggiungere? È appunto l'ordine della necessità, ciò che rimane eternamente. Allora, la natura della natura, diciamo così, la vera natura, è l'essenza della natura. E che cos'è l'essenza della natura? No? È la natura ridotta alle sue cause meccaniche, causa ed effetto. Ok? Tutto il resto sono conseguenze collaterali che non danno l'essenza delle cose, e noi saremo sempre infelici fino a quando non arriveremo a gustare, a godere le cause necessarie delle cose, ma cercheremo, credendo di seguire il nostro piacere, i piaceri più bassi, più volgari, quelli più istintuali, no? Ma questo è l'equivoco peggiore, perché in realtà inseguiamo con questo solo la nostra illusione e la nostra delusione, quando, e arriva subito, ci accorgeremo che non durano. Continueremo domani a capire in che modo questa via per raggiungere l'eternità necessaria può essere percorsa.